caffettoscopia, l'osservazione della caffettiera attenta e continua, pregna dell'irrazionale convincimento di propiziarne con la persistenza dello sguardo una più rapida ebollizione. Sono Gianluca Galante, mi occupo di produzione di testi, da qualche anno ho cominciato a produrli anche io. Questo è un tipo di scrittura, è un po' un gioco sugli ideogrammi in cui mi sono cimentato qualche anno fa, ed è una scrittura dei sogni, io l'ho chiamata onirografia, e in questo caso è un sogno molto preciso che ho restituito in forma ideografica, è presente nel calidrino, c'è anche la trascrizione ovviamente che racconta esattamente che cos'era questo sogno. Tutto è iniziato con questo librino qui. È un dizionario, il calidrino è un dizionario etimologico, avevano cominciato a scrivere parole inventate in alcuni testi, ne ho raccolte un certo numero e c'è stata la produzione dell'appendice, che è questa qui, è Tori, è un lemma del calidrino, questo suffisso che tu trovi in molte parole, che è trasformato in plurale diventano i selezionatori, gli educatori, i classificatori. Il progetto che presenterò a Fruit è Orto Invisibile, una raccolta di piante immaginarie, di piante inesistenti. E questo progetto nasce da una collaborazione con l'artista Federico Guerri, che aveva disegnato con una tecnica di incisione d'acquaforte queste 9 tavole di piante inventate. Mi aveva invitato a trovare dei nomi per queste piante. Questa collaborazione, diciamo, ha poi preso una doppia forma, che è quella della pubblicazione a stampa di un libro e di una serie di stampe calcografiche realizzate da Giampiero Guerri, dalla stamperia d'arte Guerri, che riproducono le tavole del libro a partire dalle matrici in rame delle incisioni. Questa è una tavola dell'orto invisibile, è una pianta che ho chiamato Trigemina Drellocchia, Trigemina perché è costituita da 3 gemelle, per così dire, e Drellocchia perché queste sue arborescenze, questi suoi rametti mi ricordavano i dreadlock. E la sua proprietà è piuttosto antipatica, infatti viene chiamata dai contadini Graziella Tirativa, perché riuniti i rametti in gruppi di 3 imbroglia con i suoi rovi danzanti i lacci delle scarpe dei viandanti, provocando cadute e altri disagi. Queste e altre piante straordinarie, ma legali, le troverete al banchetto di Fruit.